Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto alla conclusione, all'incrocio dei pali. Ma questo è un gol incredibile. Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk, il podcast in cui chiacchieriamo di pallamano italiana e non, e lo facciamo e lo faccio come al solito con il mio compagno di viaggio graditissimo Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Un saluto al nostro ospite di questa settimana, il consigliere federale Marcello Visconti. Ciao Marcello. Ciao Matteo, ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marcello. Allora, con te Marcello, gli argomenti di cui possiamo parlare sono veramente tanti, infatti spazieremo molto, e, anzi io comincerei dal pezzo forte e dalla cosa che probabilmente, visto il tuo ruolo di consigliere federale, ti è più cara, ovvero la nazionale, quindi la maglia azzurra, e inizierei dal percorso fatto dalla nazionale, di cui insieme peraltro assieme a Flavio Bentinesi sei anche uno dei capi delegazione, della nazionale maschile nelle qualificazioni ai campionati europei. Ricordiamo che gli azzurri hanno chiuso al terzo posto con la vittoria contro la Lettonia, senza però riuscire a centrare la qualificazione. Tu che conosci bene i ragazzi e Riccardo Trelini, qual è il bilancio complessivo poi di questo girone di qualificazione, di questo cammino? Allora Matteo, è sicuramente un bilancio che non può essere prettamente positivo, nel senso che il gruppo ormai sta crescendo e seppur giovane ha delle ambizioni importanti. Ci stiamo confrontando con nazionali che una volta neanche immaginavamo di poter giocarci contro. Negli anni ha fatto la Russia, l'Ungheria, la Bielorussia, la Norvegia, e quindi si è alzata l'asticella e di conseguenza ci stiamo adattando con un gruppo molto giovane. Un po' di amaro in bocca ci rimane, perché comunque l'ottima prestazione con la Bielorussia ci aveva un pochettino illuso, Chieti, speravamo di poter portare a casa almeno una vittoria, che se non la qualificazione, perché poi non sarebbe servita a conti fatti, però comunque abbiamo dato morale e la giusta ricompensa a questo gruppo che lavora veramente bene. Questo gruppo è, secondo me, molto affiatato, con lo staff che spinge moltissimo, li segue poi durante l'anno, e i ragazzi sono un gruppo molto giovane, con qualche senatore che arranca per seguire i ragazzi. Mi viene in mente l'inossidabile Michele Scatar, che vuole esserci, secondo me, perché nel bello di questa nazionale c'è che si sta veramente bene in gruppo, e io da capo delegazione, quando ho la fortuna di stare con loro, ci sto veramente bene. Gigi, noi le partite dell'Italia abbiamo avuto la fortuna e l'onore, come al solito, di raccontarle tutte in questo girone di qualificazione in diretta su Sky Sport. È un dato incontrovertibile il fatto che l'asticella si sia alzata di questa squadra e le ambizioni siano comunque rinnovate, siano ambizioni importanti. È chiaro che, e io questo avevo avuto modo anche di dirlo in un servizio su Handball Mania, la crescita a un certo punto deve passare per i risultati, quindi è chiaro che è vero, ci confrontiamo con grandi squadre come la Bielorussia alla pari. È chiaro che dovrà arrivare, ce lo auguriamo, prima possibile, il momento in cui queste squadre le batteremo e sarà il nostro momento di andare agli europei. Eh sì, questo è l'augurio di tutti gli amanti della pallamano e di tutti gli amanti della nazionale, non potrebbe essere altrimenti. Marcello parlava di una giusta ricompensa, sì, questa è... sia quella vittoria sarebbe una giusta ricompensa, ma iniziare a familiarizzare con le vittorie. Abbiamo visto che questo è un gruppo di ragazzi che ha donato alla federazione, comunque alla nazionale, un materiale umano importantissimo. Ci sono delle grosse qualità, c'è tanto ancora da lavorare, però ovviamente l'importanza di vincere, l'importanza di arrivare a dei risultati positivi è comunque stringente, quindi ci auguriamo tutti che nel minor tempo possibile si riesca quantomeno a ricucire il gap con le nostre dirette concorrenti. È chiaro, Marcello, che a volte quasi si perde di vista il lavoro che è stato fatto con questa squadra, la crescita di questi ragazzi, il fatto che veramente
soprattutto contro la Bielorussia è stato un dato notevole il fatto che i ragazzi giovani, i millennials, abbiano recitato un ruolo da protagonisti. Dicevo, a volte quasi si perde di vista questo lavoro. Mi riferisco un po' all'opinione pubblica, tra virgolette, no? Della pallamano, poi al popolo degli appassionati, forse perché è un risultato che manca da talmente tanto tempo, dal 1998 lo ricordo, che l'impazienza rende ciechi, tra virgolette, qualche volta. Sì, a onor del vero, dici bene, nel 98 partecipavamo agli europei, ma li organizzavamo, e quindi eravamo anche invitati di default per l'organizzazione in Italia, quindi mai ci siamo qualificati. Dovrà arrivare questo risultato. Gli addetti ai lavori sanno quanto stiamo facendo e vedono il buono che sta maturando e crescendo. È normale e meno male che gli appassionati e chi ci segue abbia voglia del risultato, perché certifica il fatto che la passione su chi segue questo sport è viva. E qual è il miglior premio di vedere la propria nazionale protagonista, comunque presente in asse di partenza di una competizione internazionale di livello? Non c'è dubbio su questo. Gigi, introduciamo un altro argomento molto molto importante, del quale abbiamo parlato peraltro anche in settimana sulla pagina Facebook della federazione con il presidente federale Pasquale Loria, con Lucia Verticelli, consigliere federale, e con Riccardo Trillini, il direttore tecnico delle nazionali azzurre, ovvero il Campus Italia. Il Campus Italia è il progetto federale che partirà a partire dalla prossima stagione, ovvero una nazionale collegiale che vivrà di fatto a Chieti, dove è situato il centro tecnico federale, il Pala Santa Filomena. È una nazionale under 17, quindi è la nazionale maschile di nuova formazione, che nel contempo, oltre ad essere la nazionale, giocherà sotto forma di club il campionato di Serie A2 maschile. Se ti avessero proposto una cosa del genere a 16 anni, ai tuoi tempi... La risposta è sì. Non ti faccio neanche finire di... Anche la mia domanda. La risposta è sì, ovviamente sì. Guarda, questo è uno degli antesignani di questo tipo di progetti. Fu Constantini, l'allenatore della Francia, la Francia dei Gilles Omeyer, che io ebbi l'onore di incontrare, di incrociare nelle coppe latine. Parliamo, correva l'anno, c'era quasi Giolitti al potere, se non sbaglio, parliamo del 94, 95, 96. Quegli anni lì, ecco, ed erano anni in cui la Francia gettò le basi con questa tipologia progettuale, quindi con il college, con i migliori che lavoravano insieme quotidianamente. Poi gran parte di quei giocatori sono diventati tra i giocatori più forti del mondo, che hanno spadroneggiato e hanno fatto man bassa di titoli sia con la nazionale francese che nelle proprie squadre di club. E questo è quindi sono dei, chiaramente, progetti poi ripetuti anche in molti altri club nazionali. E questo è indubbiamente un valore aggiunto che speriamo, e io sono sicuro, che darà dei risultati. Tra l'altro, se vediamo anche un under 17 con tanti 18enni, 19enni, 20enni già inseriti all'interno della nazionale A, quindi è una sorta di continuum, un ricambio già in formazione per quello che può essere proprio l'approdo nella prima squadra della nazionale A, quindi insomma della nazionale senior, ecco. Quindi è positivissima come idea. Io sono sicuro che, se fatta nel miglior modo, potrà portare degli importanti risultati. Marcello, dal tuo punto di vista, ecco, noi ne parliamo e abbiamo introdotto l'argomento così, in maniera naturale, non dico solamente adesso durante il nostro podcast, che è una cosa scansonata e rilassata, ma anche in settimana abbiamo iniziato a parlarne, la cosa è stata presentata a Chieti, cioè la federazione ha avviato questo percorso con grande tranquillità, ma questo è un passaggio storico per il movimento della pallamano. Abbiamo fatto passare così, tanto come se nulla fosse, ma in realtà c'è dietro un lavoro di mesi in concertazione con l'amministrazione di Chieti, col comune, con la provincia, con la regione Abruzzo. È un passaggio storico, è la prima volta che ci approcciamo ad avere una conservativa maschile.
e abbiamo trovato appunto nel territorio abruzzese delle condizioni ideali, non potevamo non sfruttare questa occasione. La macchina federale che si è messa in moto è veramente grande, ben coordinata, ben gestita, oliata con il fatto che abbiamo comunque delegato a tanti diverse funzioni, e stiamo cercando di limare i dettagli per accogliere i ragazzi nel migliore dei modi. Sto girando in queste settimane, come sta facendo Flavio Ventinesi o Lucia D'Articelli, per approcciare le famiglie, per meglio spiegare quello che è il progetto, per cercare di convincere gli indecisi, per accogliere invece quelli che, sono tanti, hanno già la valigia in mano, non vedono l'ora di essere acchiti ai nastri di partenza della preparazione e anche di giugno, perché poi giugno e luglio sono mesi intensissimi per quel biennio, per quella nazionale, sempre a Chievi, tra amichevoli di stage di preparazione, ed è qualcosa di bello, veramente bello, ben strutturato, con un ambiente che li accoglierà con entusiasmo, un campus universitario di primo ordine, pulito, bello, nuovo, con tutte le comodità, dalla palestra, al wifi, alle sale studio, le scuole molto vicine, e poi permettimi di dirti e di dire che la casa della pallamano, il pala contro Filomena, è veramente veramente bello, e quando mi è capita di essere giù mi sento veramente a casa, perché è tutto brandizzato FGH, tutto con i colori azzurri, e ti senti veramente nella casa della pallamano. Prima Gigi parlava della Francia, non siamo ancora al livello della Maison Grand Hall di Créteil, ma il modello che vogliamo seguire è quello. Indubbiamente. Senti, visto che stai girando, quali sono i feedback che stanno arrivando dai ragazzi? Che posto occupa la pallamano nella vita di questi ragazzi così giovani, no? Che hanno davanti a loro questa opportunità davvero, ripetiamolo, unica e irripetibile, perché non era mai accaduto nella storia della pallamano italiana al maschile. Guarda, allora, nei loro occhi vedi la passione, vedi la consapevolezza di essere davanti a un treno, a una possibilità da cogliere, che è quella che avrebbe voluto cogliere Gigi 20 anni fa, e io anche, nel senso che abbiamo fatto un percorso all'esterno, fuori casa nostra, verso scuole professionistiche, ma non sotto l'egida di una federazione, non così strutturato da Club Italia. Quindi un percorso che all'epoca, sia io che Gigi, sono stati catapultati verso un professionismo, verso compagni di squadra adulti. Qua invece c'è la bellezza di stare insieme con coetanei e di fare un tipo di percorso particolare. Hanno la voglia di provarci, qualcuno è più indeciso perché ovviamente ha certe tipologie magari di indirizzi scolastici particolari, qualcuno ovviamente sta pensando se è il caso o meno di affrontare questa vita, di lasciare la mamma e papà. Insomma, è una scelta difficile che appunto io l'ho fatta tempo fa, e quindi questione del poi sono sempre stato contento di averla fatta, però ecco, necessita la giusta riflessione, perché è un passo importante, non definitivo, perché comunque possono anche tornare indietro nell'arco dei 2 anni, e comunque devono sapere che 2 anni fatti in questo modo, con tutti i giorni poter lavorare col direttore tecnico in un ambiente particolare insieme, li porterà sicuramente a essere giocatori formati e giocatori pronti per un palcoscenico maggiore e migliore di quello di adesso. Se lo avete perso, naturalmente vi invito a rivedere la puntata della Casa della Pallamano sulla pagina Facebook della FGH, dove anche col presidente Loria e con Trillini e il consigliere Verticelli abbiamo chiacchierato in maniera proprio specifica di questo progetto. Quindi ulteriori dettagli sono stati snocciolati nel corso della puntata. Saltiamo di palo in frasca, ma sempre di pallamano parliamo, niente paura. Serie A Beretta, maschile innanzitutto, così andiamo rapidi. Si gioca la 27esima giornata sabato e su due fronti che si incrociano, per la verità, Gigi, perché il Conversano fa visita a Appiano a 19 punti, che sono gli stessi di Siracusa, che incrocia Cingoli ne ha 16, e Cingoli è l'ultima squadra, diciamo, della zona, della red zone, della zona retrocessione. Sì, Matteo, è una sono degli belli scontri, perché il Conversano, tra l'altro,
in trasferta da Piano, è una partita che assume connotati importanti anche nella figura in cui è una partita che il Conversano deve vincere per continuare a conservare un vantaggio rassicurante per la conquista di questo campionato, altrimenti rischia di riaprire un po' i giochi e pericolosamente anche in vista delle future partite, perché poi avrà squadre strutturate importanti che potranno impensierirla. E chiaramente Siracusa Cingoli è di fatto uno scontro diretto, due squadre che hanno dimostrato di godere di ottima salute e di avere il coltello tra i denti perché vogliono guadagnarsi matematicamente questa agognata salvezza. Marcello, che cosa ci ha detto questo campionato fino ad ora, questa stagione? Intanto io sottolineerei il fatto di essere riusciti ad arrivare fino qua, che non è una cosa scontata, perché siamo partiti... È una vittoria. E poi che cosa ci ha detto sul campo? Ma allora, come dicevi tu, è una vittoria estremamente fin qua, tra mille difficoltà, e guarda, mi permetto di utilizzare questo spazio per fare un complimento, un plauso alla società di A1, di A2, poi tutte, perché comunque sono piegate al volere della società, della federazione, dovendo fare protocolli, tamponi, seguendo rigide regole che tutto avremmo voluto e avremmo pensato di dover fare, tranne questo. Un campionato che comunque, anche senza la formula dei playoff, ci sta dando una certa frizzantezza, con una zona bassa dove appunto fino all'ultimo si stanno giustamente giocando le chance per rimanere in A1, e con Versano che sicuramente si sta rivelando la corazzata del campionato, che però deve dimostrare di mantenere questo ritmo fino alla fine, perché le altre sono lì vicine, che appena si avrà un passo falso dovranno approfittare. Ecco, per definire i contorni di quello che stavamo dicendo e per dare il peso specifico di questa partita tra Piano e Conversano, il Conversano, oltre alle gare di regular season da giocare, deve recuperare tre altri incontri legati al mese in cui la squadra di Tarafino non è potuta scendere in campo a causa di alcune positività al Covid. Tra questi recuperi, per esempio, ci sono le partite con Fasano e Bolzano. Fasano è una squadra che nel 2021, guardavo la statistica questa mattina, ha vinto 8 delle 10 partite che ha giocato e è a ridosso del terzo posto. C'è da dire poi che Conversano deve affrontare Sassari, lo farà la prossima settimana, e in trasferta, quindi è chiaro che questa partita non è decisiva, certo, questo no, e Conversano ha un vantaggio considerevole, ma al tempo stesso è uno snodo che è diventato importante nella stagione della squadra allenata da Alessandro Tarafino, che, lo ricordiamo, quest'anno ha già vinto Coppa Italia e Supercoppa. La Coppa Italia l'ha vinta l'Oderzo, invece, per quanto riguarda il campionato femminile, la Serie A Beretta femminile, che è arrivata all'atto finale. E Oderzo, Gigi, si è tolta la soddisfazione di prendersi anche gara 1 di finale scudetto contro la IOMI Salerno. Domenica c'è gara 2, si va a Salerno, e Salerno è la squadra delle due che ha maggiore pressione sulle spalle. Ieri in Handball Mania Beppe Tedesco ha detto: preferirei essere Alessandro Cavallaro e non Laura Avram questa settimana. Questo è innegabile, perché Salerno chiaramente non può più sbagliare. Deve, per andare avanti e per approdare in finale, deve portare a casa due risultati utili consecutivi, quindi vincere la gara di domenica per poi arrivare a gara 3 che giocherà tra le mura amiche eventualmente il martedì successivo. Quindi la pressione, come dire, la matematica non aiuta certo la tranquillità, una pressione massima in casa Salerno. È una società, è squadra, ragazze, allenatrice che sono abituate a gestire e ad avere a che fare con questo tipo di pressione, però oggettivamente in questo momento è una fase cruciale del campionato, non si può più sbagliare. Assolutamente no. Marcello, tu insomma hai seguito naturalmente il campionato al femminile, una Serie A Beretta nella quale Oderzo è arrivata seconda, è vero, però contro Salerno non ha mai perso, ha vinto adesso in tre occasioni, perché sono due di campionato più la finale di Coppa Italia, ha pareggiato in un'altra occasione. Questo aspetto qui conta o
cioè può in qualche modo minare le sicurezze di Salerno, di una squadra con giocatrici che sulla carta sono abituatissime a giocare queste serie di finale. Ti toglie sicuramente un po' di certezza. Adesso Oderto potrebbe essere nella loro mente raffigurato come la bestia nera della squadra da dover affrontare. Sicuramente, come diceva Gigi, il roster di Salerno e il livello hanno un'esperienza tale per cui sapranno e dovranno gestire questo finale in maniera perfetta. Oggi è già venerdì, quindi siamo già praticamente con quei pantaloncini per il riscaldamento di domenica. Dal punto di vista sportivo, io, senza voler che nessuno me ne voglia mai, dico che bello che Oderto ha vinto gara 1, che bello che magari Salerno possa vincere gara 2 e ci giochiamo una finale scudetto a gara 3 con la massima pressione, quindi senza cercando di esaltare al massimo quello che è l'aspetto sportivo e agonistico tra le città. Senza dubbio, su questo non c'è assolutamente discussione. Vi ricordo che gara 2 di finale scudetto alle 18.30 di domenica verrà trasmessa in diretta in live streaming su elevensports.it, Elevensports che ha raccontato quest'anno tutto il campionato di Serie A Beretta sia al maschile che al femminile. Marcello, io ti ringrazio, abbiamo chiacchierato amabilmente. Grazie Matteo, sempre un piacere parlare di pallamano, questa passione che ci accomuna tutti. Grazie mille, ciao. Ti lasciamo andare. Ciao, ciao. Ciao, ciao Marcello, ciao. Ciao, ciao. Grazie a Marcello Visconti che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Handball Talk. Gigi, noi siamo ai saluti in questo finale di stagione così elettrico anche per te, perché tu avrai questa ultima piacevolissima fatica con la Final Six promozione che si giocherà a Chieti con il tuo Lanzara. Sì, è una bellissima esperienza, un risultato importante, un traguardo importante per una società neopromossa, per una squadra piena zeppa di giovani, e quindi ce la godiamo tutta. Poi chiaramente nessuno va lì solo per partecipare, perché l'obiettivo è sempre quello di cercare di vincere, però consci del fatto che il nostro, anzi più del nostro, già l'abbiamo fatto, quindi adesso è vero che l'appetito viene mangiando, testa ai playoff, e l'obiettivo è quello sempre di godersi questi momenti, perché sono traguardi importanti, è un traguardo importante che abbiamo raggiunto con tanto impegno e sacrificio da parte di tutti. E questa Final Six aprirà un lungo periodo di manifestazioni sia seniors che giovanili al Centro Tecnico Federale di Chieti, dal 26 maggio con appunto proprio la Final Six al maschile, seguita poi dalla Final 8 di A2 femminile, fino al 13 giugno con l'assegnazione degli scudetti nel mezzo dell'Under 17, poi dell'Under 19 e dell'Under 20 femminile. È tutto, Gigi, ti ringrazio, buon fine settimana. Grazie a te, un abbraccio a tutti. Buona pallamano a tutti e continuate a seguirci su Spotify con Handball Talk e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball. Ciao ciao! Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto alla conclusione, al microfono dei pali. Ma questo è un gol incredibile!